Ciccio Riccio Destinazione Festival. Amici di Ciccio Riccio, Mara Sattei, eccola qui con i suoi... Ciao, ciao a tutti. Con i suoi racconti, i suoi minuti, 2000 minuti. Te l'hanno fatta sta domanda? Quanto corrispondono 2000 minuti? Non te l'hanno fatta ancora? Un giorno e mezzo. Ah. No, me l'hanno fatta. Ah, ecco. Ok, te l'hanno fatta? Ok. Perché un giorno e mezzo sapevi sta cosa? Aspetta che adesso devo indagare. Allora, perché so questa cosa? Perché appunto abbiamo scelto il titolo, perché Damiano aveva questa immagine dei 2000 minuti quando finiscono al telefono. Ah, come fosse una ricarica telefonica. Ah, ecco perché. E Damiano, ovviamente, Damiano, no? Come dire, esatto. Vi siete incontrati, come dire, avete avuto la stessa sintonia? Sì, no, da subito, è stata una bellissima connessione. Noi ci siamo visti in studio, abbiamo lavorato al brano e insieme, lui mi ha presentato, aveva questo piacere. E ho scoperto una persona bellissima, veramente super disponibile a ogni orario, nonostante comunque è in giro per il mondo, però si è dedicato tantissimo a questa collaborazione, appunto lui come autore e io come interprete, e mi ha dato un sacco di supporto, quindi è stato proprio un bel incontro. Come si fa ad avere dei collaboratori fighi? No, nel senso, attiri perché tu sei, come dire, della categoria e quindi nella stessa categoria vi ritrovate tutti? Perché, insomma, io incontro sempre collaboratori così. non così talentuosi, diciamo. E quindi abbiamo anche parlato di questa canzone. 2000 minuti in realtà, no, è quando una storia ti avviluppa, ti stringe e poi quando finisce... Ti senti rinascere, è una situazione, ti senti più leggero, senti le ali, voli, perché insomma le relazioni, non solo d'amore, no Mara? Mm-hmm. Sì, no, esatto, in questo caso io racconto una storia d'amore, quindi di un amore complicato, non l'amore rose e fiori, insomma, una sfaccettatura molto più profonda, dolorosa, quindi qualcosa che viene visto da un punto di vista femminile, ma che può ritrovarsi anche dal punto di vista maschile, ecco. Diciamo la presa di coscienza della fine di una relazione che non era poi amore realmente, perché quando fa male non è amore. Quando fa male non è amore, e questo è importante sempre sottolinearlo, e mi piace sempre molto sottolineare il significato delle canzoni, perché possono arrivare questi messaggi a tutti, anche agli ascoltatori più distratti, a quelli che guardano l'abito, la capigliatura, in realtà le canzoni sono veicoli straordinari di messaggi. E invece, guarda, l'avversativa, e invece la serata delle cover e dei duetti sarà, come dire, piena di voglia di divertirsi, no, in realtà? Esatto, no, c'è questo contrasto incredibile, ho scelto l'amour toujours proprio per questo motivo, perché poi è anche una parte di me, quella, è un'altra sfaccettatura, sono anche appassionata di musica elettronica, ovviamente. Vabbè. Gigi Dag è l'icona per eccellenza, che ha segnato la storia, certo, il pioniere esatto, ha portato comunque la musica dance in tutto il mondo, quindi per me è una bellissima prova anche per una nuova esperienza con Noemi, che noi abbiamo sempre voluto fare qualcosa insieme, perché lei mi ha sempre supportata tantissimo e abbiamo trovato questa occasione, lei ha abbracciato questa pazzia. Ma no, ma insomma, l'ha abbracciata davvero con la follia, mi piace, la follia delle interpreti italiane che si buttano e si cimentano in queste cose, mi piace molto. Mara Sattei, vediamo qual è la tua canzone di Sanremo, quella che ti rappresenta, vediamo, tra le 100 iconiche vincitrici. Ma che freddo fa, 1969. Bello, la rinascita di mia madre. Anno di nascita di mia madre. Ecco, anche mia, quindi devi salutare tua mamma. Siamo proprio a posto. Perfetto, grazie davvero. Radio Le Altre, noi Ciccio Riccio, un saluto da Mara Sattei. Grazie, un bacione grande, a presto. Grazie mille. Ciccio Riccio, destinazione Festival.